25 dicembre 1903. Nasce a Varazze, in provincia di Savona, Lelio Basso. Studente universitario, aderisce al gruppo studentesco del Partito Socialista Italiano. Nel 1923 scrive i suoi primi articoli per la rivista socialista Critica Sociale e negli anni successivi firma, con lo pseudonimo di Prometeo Filodemo, numerosi interventi sui giornali socialisti e di Democrazia Laica, L'Avanti, Il Caffè, La Libertà, Il Quarto Stato di Carlo Rosselli e Pietro Nenni. Tra il 1927 e il 1928, organizzatore del gruppo milanese antifascista della Giovane Italia, viene arrestato e confinato a Ponza. È fra i dirigenti della Resistenza. Socialista, viene eletto all'Assemblea Costituente e nel Comitato dei 75. Nel gennaio 1964 partecipa all'Assemblea Costitutiva del PSIUP, che presiede dal 1965 al 1968. Penalista di fama europea, è membro del Tribunale Internazionale presieduto da Bertrand Russell, creato per giudicare i crimini americani nel Vietnam. Nel 1973 promuove la costituzione di un secondo Tribunale Russell sulle repressioni in America Latina e lavora per la preparazione del Tribunale Permanente dei Popoli. Nello stesso 1973 dà vita a Roma la Fondazione Lelio e Lisli Basso. Muore a Roma il 16 dicembre 1978.